piuttosto importante capire cosa esattamente sta succedendo. Allora, leggo un post qui su Twitter. La pecora elettrica, un luogo di cultura e aggregazione, stanotte è stato dato alle fiamme dopo l'incendio dell'aprile scorso. Ai proprietari dico di tenere duro e lottare per restituire a Roma la bellezza e la passione del loro impegno sociale. Questo è Zingaretti, è uno dei post, una delle tante dichiarazioni. Bravi, soffrite, ma manco per niente, cioè, quello che sta succedendo è proprio questo è il problema. Lottate e lottate da soli. La politica ha abdicato al ruolo di amministrazione, di manutenzione e gestione della città, dello Stato, e non certo abdicato da quello di signorotti, stanno sempre seduti là, quando c'è da fare la legge di bilancio, lo sfigato che ci si ritrova lo fa. E poi si va alle elezioni, di nuovo ricomincia la giostrina, vi leviamo le tasse, vabbè. A questo no, a questo non hanno abdicato. Hanno abdicato però al ruolo di amministratori, di gestori, di manutentori. Quindi non ci sono. E le città? Le città sono in mano ai più forti, quindi ai criminali. Spaccio, grande spaccio, piccolo spaccio, nei parchetti e lì di fronte c'è il parco del Forte Prenestino, parlo della pecora elettrica. Prostituzione e lì di dietro c'è la Palmiro Togliatti, mentre la gente si rovina la vita nei bingo, nei giochi d'azzardo, mentre la grande mafia ripulisce i soldi dando gestione locali che stanno in centro storico anche, e Roma è un modello di questo far west. Ecco, se tu oggi fai cultura in questo modello di città, se tu oggi fai arte pubblica, se tu apri una libreria, anche un'osteria, ti fanno impazzire quelle amministrazioni per qualsiasi cavillo sui permessi, ci paghi le tasse, sei artefice di qualcosa di attivo, no? Coinvolgi più persone possibile, ecco. Allora tu accendi dei riflettori su alcune aree, su alcuni territori. Puff! Si accende questa luce, oh, illuminata, tutta la merda di chi sta lavorando al buio. E tu le accendi, tu arrivi col tuo riflettore, pom, la cultura, le persone, coinvolgi. In mezzo a tutti questi ci sei tu, l'unico stronzo, sei tu, il nemico, sei tu, quello da abbattere. Rimani tu. Il problema di tutti sei tu. Sei il problema di questi che fanno i profitti su tutto quello che è la criminalità e la malavita. Però sei anche il problema dei fascisti e degli squadristi che odiano chi è libero di pensare, che ci sguazzano dietro a questo tipo di malavita, no? Che sono sempre stati bene o male protetti dall'alto perché sono sempre stati un braccio armato comodo e che considerano la violenza, l'intimidazione come uno dei loro strumenti, che oggi godono anche del consenso di noi masse, perché una volta sdoganato la prepotenza, il razzismo, l'intolleranza, più sei stronzo, più sei prepotente, più ci stai simpatico a noi masse, quindi siamo tutti coinvolti. Poi sei anche il nemico del politico, dell'amministratore locale, e che gli fai notare che non esiste, e che gli fai notare che tu fai le cose che non fa una libreria del municipio, lì dove c'è il rischio criminalità, non c'è, sparisce, gli lascia movimento libero. Quindi sei un suo nemico, ma sei anche il nemico di quelli che dicono tu stai portando persone in quel posto, tu stai accendendo dei riflettori. E invece no, invece la città deve avere dei quartieri poveri, dei quartieri depressi, perché sono gli unici quartieri dove possono stare i poveri, i disoccupati, gli stranieri, le persone che non hanno reddito, che hanno il reddito al lumicino, loro possono stare solo lì. Quindi non rompere i coglioni tu che arrivi e fai la gentrification. Tu quindi che potresti essere uno dei collanti, uno dei complici di un riscatto di alcune aree, no, diventi un nemico anche loro. Quindi il nemico sei tu che hai fatto il murales anni fa o che hai aperto la libreria o che hai aperto la pizzeria. È colpa tua se cacciano quelli che ci vivevano prima e se sono aumentati gli affitti, ok? Non è responsabilità della liberalizzazione del commercio che ci è arrivata dall'alto e che fa sì che esistano 20 locali nella stessa strada, uno uguale all'altro. Non è responsabilità della politica, di quella politica che li ha lasciati fare, perché ormai i governi lavorano per le multinazionali. È responsabilità tua che cacciano via la gente povera. Quartiere deve restare depresso, ma in quel quartiere depresso c'è il bacino dei pesci piccoli, di quelli dove poi quella criminalità, quella malavita coglie la sua mano d'opera. Tu che fai cultura, tu
Sei nemico del pusher di condominio, quello dove tutti quanti si vanno a comprare la cannetta. Sei nemico della grande famiglia mafiosa. Sei nemico delle istituzioni. Sei nemico dei fascisti, degli squadristi. Sei nemico degli antagonisti, quelli che ti considerano uno che fa la gentrification. Tutto questo esercito tu lo dovresti combattere da solo. Allora, la pecora elettrica, con la bellezza e la passione del suo impegno sociale, come scrive Zingaretti, deve lottare contro tutti questi, sperando di vincere.